la 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 la. Don't worry about the weather, because you can't change that. And don't worry about your mother, she'll just do what mothers do. You're looking beautiful tonight, girl, and your father will be proud of you. La 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 la. E anche quest'anno ritorniamo alla Fiera della Sposa a Udine, ovviamente in compagnia di Gerry Paredes. Si parte immediatamente con lui, la GP20. 10 anni di fiera qui a Udine, ma soprattutto 10 anni di lungo lavoro alle spalle della GP20. Benvenuti nel mio involucro, benvenuti nel mio spazio all'interno di Udine Sposa 2014. Sì, 10 lunghi anni di questo progetto, mi piace chiamarlo. Che in 10 anni mi sta dando e mi darà molte soddisfazioni. Dico mi darà non perché prevedo il futuro, ma perché ho già diversi matrimoni confermati per il 2014 e anche per il 2015, quindi voglio dire sono molto molto soddisfatto di come ho lavorato e questa per me è uno dei motivi per i quali continuo ad investire in questa attività che riguarda i matrimoni, appunto. Allora, l'anno scorso il padiglione GP20 Gerry Paredes ovviamente è stato nominato il più bel padiglione della Fiera della Sposa. Difficile ripetersi, nel senso, era difficile creare un'altra meraviglia in questo contenitore, e ci siete riusciti comunque. Io non so se era il più bel, se era lo stand più bello. Di sicuro è uno stand che permette a qualsiasi visitatore di trovare all'interno tutti quelli che sono i miei servizi, appunto, e dove ovviamente c'è un clima, chiamiamolo diverso rispetto a quelli che possono essere la stragrande maggioranza degli altri stand, ma per un volere mio ovviamente, dimostrando con le luci, con alcuni effetti particolari, con della grande musica dal vivo che stiamo anche ascoltando in questo momento, come si possa trasformare veramente in un sogno il giorno del matrimonio, il giorno delle nozze. Novità di quest'anno? Allora, l'anno scorso avevamo le fibre ottiche come novità 2013, devo dire la verità, sono piaciute, tant'è che diverse copie me le hanno confermate, anche perché sono molto malleabili, molto scenografiche soprattutto. Non ci sono grandi novità, oddio, è cambiato un po', ma questa è un'evoluzione che pian piano sta crescendo in me, un po' l'organizzazione forse della giornata, nel senso che mi piace sempre di più poter dare dei consigli alle coppie che mi confermano il servizio, anche chi mi chiede solamente un preventivo, perché comunque ritengo che il mondo dei matrimoni sia un mondo dove anche le coppie si affidano molto ai consigli di gente esperta nel settore, e non vedo perché noi, che sia un fotografo, un catering, un wedding planner o chi vende confetti, possa comunque dare dei loro preziosi supporti ad una coppia che convola giuste nozze. Volevo sottolineare anche un'altra cosa, Gerry, che comunque la GP20 non è solamente musica per il tuo matrimonio, quindi parliamo di DJ o musica dal vivo, ma è tutta una serie di progetti, se così vogliamo definirli, e soluzioni per rendere veramente la giornata del matrimonio unica. Certo, sono progetti che derivano da grandi investimenti, perché di questo si parla, addobbare, allestire, creare magico un castello, una villa, un salone interno, un parco, un galeone, perché mi è capitato anche di fare delle illuminazioni in navigazione, chiamiamole così, lo scorso anno, il 2013, quindi rendere magico un posto che magari già lo è, però chi viene nel mio stand, nel mio spazio, o chi me lo richiede anche quando ci vediamo nelle serate,
il mio DVD di presentazione, che è da anni che sviluppo, che modifico di anno in anno con nuove fotografie. È una presentazione che dura pochissimo, però in pochi minuti, nel tempo di una canzone, uno può capire quali siano veramente tutti gli aspetti che caratterizzano il mio lavoro nel progetto Il tuo matrimonio in musica e Dipingi il tuo matrimonio. Sappiamo benissimo anche che la GP20 si sta evolvendo nel corso di questi anni, comunque di questi 10 anni si è evoluta, non solo musica, non solo matrimoni, ma c'è anche la possibilità solamente di avere determinati servizi. Questo di base, nel senso, sono nato con la musica, quindi il mio servizio per quanto riguarda la musica, e poi ho aggiunto diversi servizi, pacchetti, chiamiamoli come vogliamo, fermo restando che uno può decidere anche, può in sede di preventivo dirmi: Jerry, io già, chi mi si occupa della musica, voglio solamente un servizio, solamente l'illuminazione, solamente alcuni servizi extra che vado a proporre, la musica dal vivo, la musica per la chiesa, collaborazioni che ho da diversi anni. E assolutamente, questo ci tengo a precisarlo, perché uno dice: no, ma se io voglio il duo che sta cantando in questo momento, sono vincolato ad avere te anche come DJ? Assolutamente no, questa è una precisazione che va fatta. Dove vuoi arrivare, visto che comunque stai dando un servizio a 360 gradi, a fare il wedding planner? Ma allora, che tra virgolette lo stai già facendo? Tra virgolette sì, però ci tengo a sottolineare un particolare, sai, un po' in tutti i settori, ma io parliamo in questo perché siamo Udine Sposa, ci sono molte persone che si improvvisano a fare alcuni mestieri in tutti i settori, ribadisco. Non mi sento preparato per dire di diventare un wedding planner fra 1, 2 o 5 anni, non lo so. Quando vedrete GP Eventi Wedding Planner, adesso il nome mi sfugge, ve lo comunicherò, anche perché ci vogliono anni di esperienza. Bon, io sono arrivato a 10, vediamo, intanto lo inizio a fare per degli amici che si sposano, quest'anno ho diversi matrimoni che si sono affidati al sottoscritto per dire: Jerry, vogliamo che gestisca tu, collabori assieme al catering, tutti i momenti, dall'arrivo in location fino al party finale, musica in chiesa e tutto. Quindi sì, è vero, un po' wedding planner lo sto diventando, ma non mi sento ancora di definirmi così. Molto umilmente vado avanti per la mia strada al meglio e avanti. Benissimo, in ultimo ovviamente i contatti per sapere dove trovare Jerry Paredes e la GP20. Esatto, il mio numero di telefono lo trovate su Facebook, quindi la pagina GP20, la pagina Il tuo matrimonio musica di Jerry Paredes è la pagina esclusiva dedicata ai matrimoni. È cambiata l'email, alcune brochure uscite in stampa tempo fa hanno l'email vecchia. L'email nuova è info@gp-eventi.it. A questo poi seguirà la novità Udine Sposa 2015, perché sto già lavorando a questo, e che dire, per seguire anche poi tutti gli altri eventi che immancabilmente seguiamo anche noi con te. Certo, GP20, vi aspetto all'XO le domeniche, esatto. Il Pleasure, l'aperitivo della domenica, e ci vediamo a breve al Fresh Class. Esattamente. In console in Olodi, l'appuntamento di gennaio. La 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 la